Acqua mischiata a liquami hanno invaso i locali del 118 della Guardia Medica di Angri. È bastata un po' di pioggia in un pomeriggio d'agosto ed ecco come si mostra la sede di Via De Goti. L'acqua sgorga dal pozzetto del bagno. Una avvisaglia c'era già stata una ventina di giorni fa. Ora, con un nuovo pomeriggio di pioggia, ecco il disastro assoluto. L'acqua ha invaso ogni stanza. Disagi non solo per gli operatori, ma anche per gli utenti che, giunti lì per farsi visitare, si sono piuttosto trovati alle prese con l'acqua. Sul posto, vigili del fuoco, carabinieri ed agenti di polizia locale. La struttura è stata inaugurata da poco ed ospita il polo sociosanitario di Angri. In pratica lì vi sono il distretto sanitario numero 61, a cui fanno riferimento Angri, Corbara, Scafati e Sant'Egidio del Monte Albino. Uffici 118, guardia medica, per loro ieri l'amara sorpresa. Colpito il seminterrato, dunque 118, la stanza per le prenotazioni delle visite, i locali della guardia medica. Sono stati momentaneamente spostati in altre strutture tra Scafati e Pagani. E c'è rabbia tra gli operatori del 118, lanciano un grido di allarme. Questi locali, dicono, non sono adeguati. Parlano di una condizione vergognosa in cui sono costretti a lavorare e fanno anche qualche esempio. I cestini dei rifiuti sono tra gli armadietti dei medicinali. Non esiste privacy e tuonano anche sull'assenza ieri dei vertici aziendali. Allora, magari stiamo pure a vedere qualcosa.